Buonasera, buonasera, il vostro numero me l'ha data la vicina di casa, Olga Sweet. Sentite, no, no, è possibile prenotare? Allora mi portate a domicilio? Sì, mi portate due menù special. No, aspettate, abbondiamo, non sbagliamo, doppio special. Va bene, è il prima che potete. Grazie. Oh, che velocità! Ma che succede? Non è successo! Stavo a capo del corteo, tenevo le mani impegnate a maglia nello striscione! Non ho potuto reagire! Poliziotti cattivi! No, qua poliziotti! E salva papà! Aspettavi qualcuno? No! Ah, forse! Forse! Prego, accomodatevi! Prego, prego! State attento! State attento! Attenzione! Eccolo! Buongiorno! Ah! Sayonara! Ah, ho fatto sayonara! 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 E quando finisce sayonara? Ma rimagisti chi è? È una sorpresina, un piccolo pranzetto veloce veloce. Ah! Anche io! Che è? Amanama! Che mi fai sfratto, che è? Quando sta? Quando sta? Quando sta? Hai cate! Quando sta? Andiamo tu! Andiamo a aprire! Uto! Che è? Sta nuoccio! Sta nuoccio! La sua età. Ma che ne? Anche con tatata. Anche con tatata. Usa ma camamò. Ma che ne? Agno no. Uta me. Uta me, uta te. Uta me. Abbo. Ok. Lasciate il chiave vicino, va a guardi. Santa Maria Capuametre? Maria Cardamone. No, santa. Santa no, vergine sì. Tu hai fatto ciò? Se lui vuole. Lui, lui. No, lui, lui. Chit. E ti acciubici. Ubedizzi. Adio! Che ne? Tu vuoi fare ciocio? Oh, mamma mia! Che devi fare su ciocio? E che è lei? Oh, già pure, mettere il tarandello a me, guarda il ciocio, chi deve fare questo ciocio? Io non mica devo fare ciocio. Ah, non vuoi ciocio? Che devi fare su ciocio? Guarda mai, guarda il ciocio. Ah, ma tu non puoi fare ciocio, che non puoi fare ciocio? Ora vuoi ciocio, la già fai! E non vuole tu su ciocio, vado alla mezza! Ma che ti ha fatto a me? Che ti ha fatto a me? Ma che ti ha fatto a me? Pronta? Prontissima. Ciocio! Ah, ciocio vuol dire scoprire in giapponese! Ma ta! È coprire! Titi! Ah! Da noi tutto al contrario, invece da voi scoprire! Ciocio! Coprire! Titi! Scoprire! Ciocio! E che segreto? Sky! Ah, ecco! Ah! Io me lo so! Come sta? Come fa? Io sto tocca? O tu? Occhio, 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 140 euro. A occhio, occhio, sbagliato palazzo. La passi in me, tu? Ah, c'è attraversato. E là, e da noi ci si vede il macchino. Va, va. Vai, vai. Ehi. Perché sei tu? 149,90 euro. Qua stanno 150. Ma è afrodisiaco? Cazzo. Allora te ne devo pure riesto. Ah, pure lì, che non è il burghettato. Quando tutto manca ho portato liquido grande afrodisiaco. Non ti devi preoccupare però, questo è molto, molto potente. Infatti, non devi esagerare perché bastano tre gocce. Una, due, tre. Ah, così, quando uomo vede donna diventa come toro. Ah, meno male. A proposito, quando viene donna? Sono io la donna. Sì, sì. Tre gocce in due tappo. Va benissimo, no, no, no. Dai. Vai proprio sicuro sicurissimo. Così? Sicurissimo. Sentite, vengo dalla manifestazione, c'ho fame. Che cosa avete portato? Che ci mangiamo? In questo è tutto sushi. Sushi. Okay. Sai cos'è sushi? No. Pesce crudo. Brava! Ah, ah. Pesce crudo, perché sushi? Perché? Perché? Come perché? Se è pesce crudo, perché sushi? Perché è stufato? Perché è stufato? Mi hai visto a me ciusciando a panzalata e pomarò? Ah! Ando, si andò! Scusaci! Tu! Dimmi no! Uno! Ma che? Uno! Aita! Chi è? Sondo ora! Dite! Ma che è questo? Che schifo!
E questo pure si mangia crudo. No, questo è vivo. Ah, non lo ammazzate voi perché a me mi fa impressione. Aspettate, vado a prendere il coltello. In un momento. Primo lo zamme, popo zamme, forza. Fate presto, non lo fate soffrire. Oh, caro Maria, la tacca qua. Ma non ti preoccupare. Chi si quando taglia la parete, se mi manca ora. Ehi, ma che faccio il nuovo capitano? Ah, no. Questo non è capitone. E che resto? Ci assomiglio, ma non è capitone. Cosa sta? Quando vado? Quando vuoi? Questo qua è mio aiutante. Aitan l'aiutante. Muto. Vabbè, comunque avete portato soltanto pesce crudo. No, anche carne cotta. Oh. Awaccio-cio. Awaccio-cio. È da provincia. Ah, buone, queste sono polpette, le fanno pure queste. No, queste sono palle di toro. Babbo, gabbano, ma che resta? Vuoi sapere come si fanno? Ma nemmeno mi interessa. Sì. Oh, ma come sapere? No? Tu scendi da casa, prima toro che trovo, o via, dici, aglio, venacca. Il toro vena? Dici, parola d'ordine. E quale? Vieno toro, toro vena. Tu piglia la pistola. Io sparo, che arriva lo zio. No. In Giappone l'animale non si può accidere. Ah, no? Ha da capità. Ah. Lo minacci, tu porta a casa. Io lo metto in tuo salone. Sì. Vicino a Taiwan. Che ti vuoi? Ma in Taiwan. Pigli una corn, una cin. Una fun. E un dra vuoi? Un dra sai. Un dra camaglia. Un bracatore. Un dra, come si dice? Un bra. È cafone proprio. Poi pigli una cuffietta. Sì. E c'ha chiongo. C'ha? Chiongo. Ah. Mm. E ci fai sentire CT di Albano. Sì. Utor sa farui pa. Sì, è vero, ma non muore però. Dopo due ore di Albano toro l'hai ucciso! Ah, no, è capitato. Scusate, ma con decenza parlante, ma con tante parti del toro dovete portare proprio a me. Perché questo è afrodisiaco. Ma è te un tasso ci va afrodisiaco. State a sentire a me. Qua dentro che ci sta? Qua dentro? Pulpo affogato. Ah, vabbè, lo facciamo pure noi. Bravo. E mica la stessa cosa. Voi mi dovete dire voi occidentali. Come si fa a affogare un pulpo che è nato fin dall'acqua? Giusto. Udenti ci si affoga? No. L'orata si affoga? No. Pigliaiato. A utin dall'acqua si affoga? È giusto. Piglio maiale? Utin dall'acqua si affoga? Giusto. Piglia giraffa? A utin dall'acqua? Si affoga. No, te ne per. Sentite, tiki, come si fa questo pulpo affogato? Come si fa un pulpo affogato? Come si fa? Prima di tutto bisogna catturare l'animale, prendere l'animale, ma l'animale non si può uccidere mai. Ha da capità. Brava. Allora, come si prende? Si prende con pinne, fucile, occhiali. Canta canzone? No, ti prende proprio pinne, fucile, occhiali, amuto. Amuto? Amuto in gola. Ti metto in gola, amuto? Sta scinno. Scinno. Camuto? Camuto, che non dici mai niente, questo è buono. E vai a dopo pisciavillo. No, pisciavillo, appena per camuto in gola, dici, ah, questo vuoi pure. Subito. Trovo un pulpo vivo, tu pigli e tu porti in coppa. E lo butti in una tipica pentola giapponese, detta, come si chiama? Caurara. Una caurara, bravo. Io butto il latino, poi prendi polverina. Il pepe, perché ci vuole il pepe. La pepe, no. Polverina che fa grattare. Mi schifo, la polvere di carnevale. Guarda! Mamma mia! Ma poi tende! Ma proprio! Oh, ora poi si sente prorare di rin. Cerca lo spigolo, ma a caurare rotondo non lo trovo spigolo. E allora tenta con i tentacoli. Primo tentacolo, secondo tentacolo, terzo tentacolo, s'affoca. È capitato! Ho capitato. E invece questi quattro tranci di pesce che sono? Trancio di pesce spada? Sì. Cop, renare e bastone. E come si chiama? Primera! Tutti in derrecchio. Allora, questo che cos'è? Quello è zanzara alla griglia. No. Mamma mia, e quest'altro? Calli di koala. Ehi, sentite, facciamo prima. Che cosa ci consigliate? Chiamate lui Pitti. E questi che sono? Questo è croquet. Finalmente un croquet. In Giappone sono arrivati. Com'è? È croccante, eh? È un croquet croccante. Esattamente. Il scarafone che sta... Ma me la dai, io! Ma sono scorzi di scarafone! Ma tu hai un giappone, ma quale scorzo di scarafone? Guarda, io ti chiamo una capa d'ambo! A chi chiama una capa d'ambo? Osce! Azza, ma so! Uè, bello! Io sono rivoluzionario, capito? No! Scemo! Su cretina! Ah, c'è una afrodisiaca! Ma vorrei, a Cina potete dire che stiamo solamente a casa, solamente io e Maria, ma tu... Cremare in tiro! Che succede? Cremare Mari! No, Mari, non è...
Ma gli amici, guardi, che mamma fa? No, sta attento. Andai vicino, Mari, fa sempre che... No, ma Mari, ma... No, veramente, Mari, ti voglio bene, ma fa impressione. Lascia stare. Mari, era lo scarrafone, non era cocaina. Lascia stare. Mari, tengo lo stomaco che si sta pigliando a paccaro. Lascia stare. Che stai? No, non è... Ti fai male, va? Ti fai male? Lascia stare. Ehi, stai mettendo Leo Grey, ma lascia stare, ti voglio bene. Che stai facendo? Madonna, no, no, Maria, no, Maria, ma fuoco, Maria, no, ma, Maria, che mi stai ferma con le mani, Maria, ti voglio bene, ferma con le mani, Maria! Perché l'uomo...